Dopo numerosi sali e scendi, abbiamo finalmente raggiunto un'area pianeggiante e stiamo percorrendo il dorso di una morena glaciale. Iniziamo anche a vedere le prime tracce di rocce metamorfiche, come questa. Fammi un pochino uno zoom. Fare lo zoom significa variare la lunghezza focale della nostra ottica, ovvero avvicinare o allontanare un oggetto. Ma questo lo sapevamo tutti. La variazione della lunghezza focale permette di ottenere in contemporanea anche un altro curioso effetto. Vediamolo! Questo è un 24 mm, questo è un 35 mm, questo è un 50 mm, questo è un 70 mm. Vi siete accorti cosa è cambiato? Adesso ve lo spiego. Mantenendo costanti le dimensioni del soggetto inquadrato, ma variando la distanza focale, si ottiene un ampliamento o un rimpicciolimento dello sfondo e questo permette di contestualizzare o isolare il soggetto inquadrato. Se invece volete vedere solo lo sfondo, basta far sparire il soggetto.